Fine partita Caronnese-San Giorgen, risultato 1-1, che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi caronnesi, mentre penso da parte degli avversari, o qua il signor Morini, contentezza per un bel punto guadagnato. Primo tempo Caronnese migliore della sua squadra, poi mi dice il suo parere. Secondo tempo alla Garibaldina, batti e ribatti, avete ottenuto un pareggio che, se la Caronnese sbaglia, può essere meritato. Lei come ha visto la partita, mister? Ma più o meno come l'ha vista lei, nel senso che nel primo tempo la Caronnese ha giocato meglio del San Giorgio, nel secondo tempo il San Giorgio ha giocato meglio della Caronnese, e quindi un tempo per parte, quindi due gol realizzati nei momenti migliori delle rispettive squadre. Il primo tempo ha giocato meglio la Caronnese, che ha realizzato un gol che secondo me, dalla mia posizione, ed ero abbastanza vicino all'azione tra virgolette incriminata, era un gol viziato da un evidente fuorigioco. Poi forse le immagini mi smentiranno, ma comunque per me era così. Nel secondo tempo, dopo aver, credo abbia visto anche lei, dilapidato in modo indecoroso due grandi palle gol, e come ho detto all'inizio, veramente due occasioni grossissime per voi. Sì, dopo aver dilapidato due palle gol molto importanti, è arrivato questo gol del pareggio che secondo me ha sanzionato un risultato giusto. Sì, adesso giustamente le ha fatto l'annotazione del gol che forse in effetti c'era un presunto fuorigioco, però la Caronnese ha avuto più occasioni, ha svolto un gran gioco il primo tempo, non c'è nulla da eccepire. Esatto. Per voi siete contenti, un punto guadagnato, venire dalla prima in classifica con 7 vittorie consecutive? Quello che volevo chiederle. Vabbè, ma questo sicuramente per noi è un risultato di grandissima importanza. Vi darà morale, vi darà... Ma noi, il nostro morale, guardi, noi, lo dicevo prima al collega Cotta, noi siamo una realtà completamente diversa da tutte le altre. La mia è una squadra di giocatori, lavoratori e studenti, ci alleniamo di notte, fra un po' ci alleneremo a meno 10, meno 11, meno 12, meno 13. Abbiamo fatto 6 ore di viaggio questa mattina per venire a giocare, ne facciamo altrettante adesso, quindi siamo completamente diversi da tutti, per cui la nostra grande soddisfazione è vedere che possiamo giocarcela con tutti, pur vivendo una realtà contingente completamente diversa da quelle di tutte le altre squadre lombarde. Mi diceva il collega Cotta, qui ci alleniamo tutti di pomeriggio, siamo tutti professionisti. Da noi non lo è nessuno, tantomeno l'allenatore, perché l'allenatore è un allenatore lavoratore, come sono tutti i miei giocatori. Siamo partiti stamattina col buio, ritorniamo col buio, i ragazzi hanno dormito fino a metà strada perché gliel'ho consentito io, e poi quando siamo arrivati a un'ora dal pranzo si sono svegliati, si sono concentrati alla partita, quindi mi dica lei... No, se no. Questo per noi non è un risultato eclatante. No, no, ma io ammiro tutto ciò che ha detto, conseguenza, però se le altre squadre hanno delle possibilità che voi non avete, non è colpa delle altre squadre. No, comunque, io rispondo alla sua domanda, lei mi ha detto siete contenti di questo, sì, punto, e io le ho risposto, ma come fa la mia squadra, vivendo la contingenza che vive e l'oggettività che vive, a non essere contenta di aver interrotto una serie positiva di 9 vittorie consecutive, a una 7 di campionato, sì, e 2 di coppa, a una corazzata incredibile come la Caronnese. Quindi sono molto soddisfatto. L'ultima cosa, la lascio. Vedo che avete fatto risultati in trasferta, avete vinto Voghera, pareggiato qua. Adesso ha visto un po' di squadre, siamo alla giornata 8ª. Che giudizio ha sul campionato e sulla Caronnese? Dunque, la Caronnese se la giocherà fino alla fine, la vittoria finale, secondo me, perché è una squadra ben allenata, ben attrezzata, con giocatori molto importanti. C'è un Greco che credo che non abbia nessuna squadra di Serie D, noi l'abbiamo contenuto il più possibile, abbiamo studiato le nostre contromisure e ci siamo riusciti abbastanza, comunque è un fenomeno. Ci sono giocatori molto importanti, la coppia di difensori centrali credo che non ce l'abbia nessuno. E io che dire, il campionato è un campionato molto difficile, per noi lo è qualsiasi, però ripeto, la differenza che c'è tra il girone Veneto che abbiamo affrontato l'anno scorso e quello lombardo di quest'anno è che il girone Veneto era un attimino più vicino alla nostra realtà, c'era qualche giocatore che si allenava di sera o qualche ragazzo che lavorava. Qui siamo nel bel mezzo del professionismo più assoluto e quindi le nostre difficoltà aumentano in maniera direttamente proporzionale a quanto aumentano le distanze delle trasferte, che per noi vogliono dire veramente sacrifici incredibilmente grandi. Va bene, mister, la ringrazio, un grosso bocca al lupo da parte nostra. Giocatore San Giorgio con me, Orfanello, entrato nel secondo tempo, anche lui penso come prima il tuo mister sarete più che felici di questo punto ottenuto sul campo della capolista.
chiedo anche a te come hai visto la partita, sia nel primo tempo, secondo noi dominata dalla Caronese, mentre nel secondo siete usciti voi, poi mi dai un giudizio sulla Caronese. Secondo me, come avete detto voi, la Caronese, essendo una grandissima squadra, e l'ha dimostrato per tutto il corso del campionato a punteggio pieno, primo tempo ha messo sotto il San Giorgio, è vero, poi il secondo tempo secondo me la nostra squadra è uscita bene, ha avuto una reazione e la Caronese non è riuscita a sfruttare quei contropiedi che secondo me doveva sfruttare meglio, però esatto, secondo esatto. me noi siamo stati molto bravi ad avere pazienza, a girare la palla e trovare il gol. Secondo per noi questo punto è come una vittoria, perché sapevamo di arrivare qua contro una squadra fortissima che ha dimostrato di essere fortissima e di meritare la testa della classifica, secondo me. Benché il tuo mister, no, benché, anzi, sottolineiamo il fatto che vi allenate poco e solo la sera, però ho visto che avete corso nel primo tempo, avete corso ancora nel secondo tempo, come sapete, atleticamente siete molto ben preparati. Ma noi atleticamente siamo molto preparati, perché per fortuna abbiamo un bravissimo preparatore atletico che, pur allenandoci 4 volte alla settimana, la sera, riesce a gestire benissimo gli allenamenti e dosare le forze per tutti i giocatori. Quindi un ringraziamento speciale va anche a lui, se la squadra è in queste condizioni, che secondo me sono molto 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 ottime. Va bene, grazie, in bocca al lupo. Grazie. Voto nuovo esordisce con la nostra Web TV l'allenatore in seconda Mario Vago. Mister Cotta, forse arrabbiato, se n'è andato, parliamo con lui. Avete fatto un bel primo tempo, bel gioco, gente, tifosi in tribuna tutti contenti, un gol con Federico Corno, molte occasioni sbagliate. Secondo tempo, inaspettatamente, forse anche per merito degli avversari, perché si gioca in due, vi hanno messo lì un paio di occasioni sprecate da loro, qualche contropiede vostro, poi a un certo punto la squadra è sembrata un po' stanca e inaspettato è venuto il gol del pari. Tu come hai visto la partita? Io l'ho vista, credo, come l'avete vista voi. Intanto devo dire, giustamente, il mister arrabbiato, anche perché in settimana abbiamo lavorato su alcune cose che poi oggi in campo sono state abbastanza determinanti, anche sul gol che poi ci ha fatto pareggiare la partita. Forse sono fiorate due cose, un po' la stanchezza, perché in questa settimana abbiamo forzato un pochino e non potendo poi lavorare settimana prossima per l'impegno di Coppa Italia. Quindi un primo tempo anche fatto bene, purtroppo abbiamo ancora peccato di leggerezza, non abbiamo chiuso la partita. Probabilmente anche un po' di presunzione ci ha penalizzato, e quindi alla fine bravi anche loro che ci hanno creduto fino in fondo e portano a casa un punto. Poi sì, appunto, loro non c'è niente da dire, una squadra, si vedeva i punti che hanno in classifica, però correvano. Stavolta la Caronese non è riuscita a fare la differenza, vabbè, ma ci sarà tempo e spazio per... Allora, io ti ringrazio e in bocca al lupo. Federico Corno, anche lui viso un po' imbruciato, giustamente, come tutti i tifosi, sono rimasti male per questo pareggio della Caronese, nessuno se l'aspettava. Federico, primo tempo tu hai segnato, avete avuto diverse occasioni, come si sa, delle volte sprecando, poi gli avversari non ti perdonano. Avete fatto un bel primo tempo. Secondo tempo, correggimi se sbaglio, loro vi hanno messo un po' lì, 2 occasioni subito, qualche contropiede della Caronese non sfruttato, quei batti e ribatti hanno raggiunto il pari. Come hai visto tu la partita, Fede? Vabbè, sicuramente c'è molto rammarico. Volevamo i 3 punti, continuare a vincere perché fa bene. È stata una partita dove sinceramente penso che la squadra abbia lasciato lì 2 punti. Noi abbiamo fatto di tutto per portarla a casa, purtroppo queste partite qua, se non le si chiudono, va a finire male, è andata così. Ci hanno fatto un gol e la partita è finita 1-1. Secondo il nostro punto di vista, sempre correggi se sbaglio, la tua sostituzione, quella di Moreo, cosa ha dovuto a problemi fisici? Tu non sei ancora al 100% della forma. Come è stato che Corrado ha tirato fuori le 2 punte? Vabbè, mister lo sa, io rientro in infortunio, quindi 90 minuti è difficile che riesca a tenerli. E ha sostituito verso, non so, 60esimo, 65esimo, quindi sì. Una sostituzione che comunque
era prevista. Moreo purtroppo ha avuto problemi fisici, ha avuto i crampi e non è che è stata una... è stata anche un po' forzata come scelta. Sì, voglio dire, purtroppo penso che mister della Caronnese non aveva voglia di venire ai microfoni, se n'è andato, se no avrei fatto a lui queste domande. Secondo il nostro punto di vista forse vi serviva un centrocampista per dare l'aiuto più al centrocampo, che erano un po' stanchi i tuoi compagni. Vabbè, vostra opinione la rispettiamo, sicuramente gli 11 che sono scesi in campo, anzi i 13 che sono scesi in campo hanno dato tutto e purtroppo c'è molto rammarico, ripeto, perché è una vittoria che dovevamo e potevamo portare a casa tranquillamente. Sì, una battuta d'arresto non prevista. Comunque, bocca al lupo per le prossime. Grazie, Crepi. Ciao. Arrivederci.